Sì, buongiorno. Buongiorno a tutti. Ci troviamo qui oggi in questo congresso straordinario della Lega Nord in un momento che può e deve essere considerato straordinario, non solo per la politica, ma anche e soprattutto per la situazione economica attuale e prospettica. Si inizia a percepire quello che rappresenta un insieme di processi e di percorsi che, seppure sembrano casuali, sono invece assolutamente voluti e governati. Stiamo assistendo ad un inesorabile processo di deindustrializzazione, accompagnato da un accentramento di potere senza precedenti. È in corso un'invasione islamica mascherata da missione umanitaria in un'Europa dove le radici cristiane sembrano essere dimenticate. Senza radici non ci può essere futuro, che invece viene lasciato a chi le porta con sé quando arriva. La deindustrializzazione, l'accentramento di potere, l'invasione islamica sono tutte caratteristiche che ci riportano indietro di secoli. Stiamo tornando al Medioevo. E si instilla la paura nella gente. Chi non pensa e agisce in conformità al pensiero unico deve essere escluso ed espulso dalla vita politica, sociale ed economica. Si crea disaffezione per la politica utilizzando l'informazione pilotata. Infatti, appena le nuove tecnologie hanno permesso il diffondersi delle idee e delle informazioni attraverso l'uso dei social network, immediatamente sono comparse le prime reazioni camuffate da riforme. Le elezioni di secondo livello per provincia, Senato e città metropolitana ne sono l'esempio. Ciò che si verifica è il reale accantonamento della volontà popolare. Il popolo non ha più voce, urla silente. La Lega Nord deve farsi interprete e portatore di queste istanze. In un contesto di crisi economica, le persone normali pensano a sopravvivere e smettono di lottare, ma soprattutto non si rendono visibili. Chi non è conforme non si fa vedere, non vota. Dobbiamo recuperarli con la forza delle nostre idee, dei nostri progetti concreti che sono buoni. L'unica possibilità è riprendere in mano le redini dell'economia. Occorre un sano protezionismo simmetrico, altrimenti le percentuali di disoccupazione continueranno a salire. E smettiamola di credere che ciò è un processo ineluttabile. Chi ha deciso di togliere i dazi per il riso cambogiano non ha fatto un buon servizio per i nostri agricoltori. Senza interventi drastici per proteggere le nostre produzioni, a breve lo stato sociale che conosciamo sarà solo un ricordo e un lusso per pochi. Dobbiamo smantellare gli schemi consolidati di ragionamento politico. Le iniziative che vanno in questa direzione sono da apprezzare e sostenere. Occorre un stretto accordo fra comuni e regioni contro questo processo di accentramento di potere e bisogna rimettere al centro i popoli. Siamo quindi destinati al ritorno verso il secolo buio? No, noi della Lega Nord dobbiamo dire di no. Noi diciamo di no con i fatti, con i progetti, con le idee che sfidano il perbenismo di chi è al potere. Combattiamo contro il ritorno al Medioevo. Le streghe da bruciare non siamo noi, ma sono coloro che ci governano, togliendoci il libero pensiero. Dobbiamo agire per non morire. Grazie.